Il modo corretto di mangiare un fico in società è quello di dividerlo in quattro parti, tenendolo per il picciolo, e aprirlo in modo che si mostri un fiore brillante, roseo, umido, mieloso, consistente di quattro densi petali. Poi si getta la pellicina e si mostrerà come un calice diviso in quattro parti una volta che il fiore sia colto con le labbra. Un modo volgare consiste nel posare la bocca nella fessura, estraendone la polpa con un unico morso. Ogni frutto nasconde il proprio segreto. Il fico è un frutto molto misterioso. Se lo si osserva crescere, si avverte subito che è anche un simbolo. Sembra di sesso maschile, ma quando si arriva a conoscerlo meglio, si concorderà con i romani sulla sua natura femminile. Gli italiani, volgarmente, se ne servono per denominare l'organo femminile. C'è il fico frutto, la fessura, la ioni, la meravigliosa via umida che conduce verso un centro. Una volta dentro, la parte fiorita rimanda tutta verso l'interno, verso l'utero e i suoi annessi. E c'è solo un pertugio. Il fico, il ferro di cavallo, il fiore di zucca sono simboli. C'era un fiore che sbocciò verso l'interno, verso l'utero. Ora c'è un frutto, come un utero maturo. È sempre stato un mistero. È così che dovrebbe essere. La femmina dovrebbe avere sempre qualcosa di misterioso. Non si è mai visto niente che spicca su di un ramo, come succede per altri fiori, in un tripudio di petali. Pesca color rosa argentato, nespole e mele dal color verde del vetro veneziano, come calici da vino sporgenti da corti steli. L'apertura promette il paradiso. Il fiore ha la propria spina, come dire, la rosa ha la sua coraggiosa avventura, ripiegata in se stessa con un segreto indicibile. Linfa lattiginosa che caglia il latte e ne fa ricotta, linfa che lascia odori particolari sulle dita che nemmeno le capre assaggeranno. Ripiegata su se stessa, racchiusa come una qualunque donna musulmana, nasconde la propria nudità tutta murata all'interno in una efflorescenza che rimane sempre invisibile. Soltanto un piccolo accesso, e questo strettamente protetto dalla luce. Fico, frutto del mistero femminile, nascosto e tutto rivolto all'interno, frutto mediterraneo, nella tua celata nudità. Qui tutto accade in modo misterioso. Fioritura e fecondazione e fruttificazione. Tutto al tuo interno, dove l'occhio non potrà mai arrivare. Finché tutto sia compiuto, il frutto è troppo maturo e scoppia rinunciando al suo fantasma. Maturazione che trasuda fino all'ultima goccia, e l'anno è compiuto. E lo sai, il fico ha mantenuto a lungo il proprio segreto. Ora esplode e appare attraverso la fessura scarlatta. Il fico è compiuto, l'anno è terminato. È così che il fico muore, mostrando il suo cremisi attraverso la fessura viola. Come ferita l'esposizione del suo segreto nel giorno in cui si apre. Come una prostituta, il fico esplode, facendo spettacolo del suo segreto. Anche le donne muoiono così. L'anno è maturato troppo. L'anno delle nostre donne è maturato troppo. Il segreto è stato messo a nudo. Tutto è marcito. L'anno delle nostre donne è maturato troppo. Quando Eva un tempo prese coscienza di essere nuda, si coprì rapidamente di foglie di fico e lo stesso fece fare all'uomo. Era stata sempre nuda prima, ma fino ad allora, fino a quando colse il pomo della conoscenza, non aveva mai avuto importanza. Poi ha preso coscienza e si è coperta velocemente con foglie di fico. E le donne si coprono da allora.
ma ora si adoperano per abbellire il fico rosso, non per coprirlo. Sono attente più che mai alla loro nudità. E non riescono a dimenticare. Ora il mistero diventa un modo di affermarsi, esibendo labbra umide e scarlatte, che ride all'indignazione del Signore. Che poi, buon Dio, gridano le donne, abbiamo conservato il nostro segreto troppo a lungo. Vogliamo farci valere. Dimenticano che i fichi maturi sono destinati a cadere. I fichi maturi non si reggono. Fichi biancomiele del nord, fichi neri e all'interno scarlatti, fichi del sud. I fichi maturi non si conservano, non si conservano in nessun clima. E poi, quando le donne di tutto il mondo saranno diventate tutte sicure di sé? E non si terranno i fichi scoppiati.